prima cosa su cui oggi volevo parlare è il piano di realtà. Il piano di realtà è la nostra più grande opportunità di essere presenti a noi stessi, di essere presenti a tutto quello che accade intorno a noi, perché la realtà è perfetta esattamente così come si manifesta. Quindi possiamo dire che la realtà è già una manifestazione diretta della volontà dell'universo, o più semplicemente della volontà divina. Avere un buon esame di realtà permette a noi di stare bene dentro la nostra vita. Permette a noi di svolgere la nostra missione di aiuto. Permette di stare, secondo il lavoro delle costellazioni di Bert Hellinger, al nostro proprio posto. E è solo da quel nostro proprio posto che possiamo fare qualcosa. Quando ci mettiamo in un altro posto che non è il nostro, o al posto di un altro, e facciamo cose che non sono previste che noi facciamo, quello che succede è che siamo al servizio del disordine e dell'ombra. Per ombra intendo la mancanza di consapevolezza. Il vero problema sostanziale è che molti di noi si ritengono al servizio del movimento dello spirito, di qualcosa di più grande, semplicemente perché fanno delle cose che, tra virgolette, hanno una connotazione spirituale e evolutiva. Essere al servizio del movimento dello spirito e di qualcosa di più grande significa rispettare il destino degli altri, significa rispettare il karma e le scelte degli altri. Potete capire tutto questo? E quindi non interferire. Ma uno dice: ma io lo faccio per amore, io lo faccio perché sono psicoterapeuta, io lo faccio solo quando le persone chiederanno a voi, voi potrete dare, altrimenti ogni vostra manifestazione di dare sarà ed è una sopraffazione. Voi potrete avere la risposta più illuminata già pronta, canalizzata dentro di voi, ma lì deve restare fin quando la persona non fa una richiesta precisa. E non vanno fatti i trucchi di dire: io lo so, se tu me lo chiedi te lo dico. È infantile, ma soprattutto considerate che state fuori dall'alleviamento. State servendo un'altra cosa,
la vostra personalità di materia che ha bisogno di primeggiare, che ha bisogno di essere riconosciuta, amata, considerata. E a volte anche osannata. Come abbiamo detto in tutti gli altri corsi, la personalità di materia è la somma delle DNA spirituale, delle memorie cellulari e dell'impronta che voi come anima dovete assorbire e assorbite nel momento in cui venite concepiti ed anche prima. Qui, in questo pianeta di terza dimensione, dove la dualità è manifesta. Quindi la vostra personalità di materia, di fatto, non aspetta altro di manifestare la sua doppiezza, la sua ambiguità, e non aspetta altro di essere riconosciuta, per dire io esisto. Io faccio questo, io sono questo, io capisco questo, io. È importante che voi abbiate un'identità, ma la vostra identità, data spesso dal vostro pensiero e dalla vostra mente, non deve sopraffare lo spirito di servizio della vostra anima che è scesa qui per una missione di espressione di se stessa e del suo potenziale. Quindi, cosa capiamo da tutto questo? È bene svolgere un lavoro d'aiuto, una professione d'aiuto, ma prima di fare tutto questo bisogna guardare dentro se stessi per dire sto facendo veramente quello che serve e l'altro mi richiede? O ho solo un bisogno di esprimere la mia personalità di materia? Come potrebbe essere il lavoro di un meccanico che gli piace, fa il suo lavoro perché gli piace, ma il suo obiettivo è mettere in ordine la macchina perché il cliente glielo ha richiesto. Ma se il cliente gli dice mettimi a posto le gomme e lui dice no, però ho pensato che devi fare la frizione, questo, il freno, le luci, eccetera, eccetera, il cliente si sente traumatizzato perché dice io non avevo il denaro per fare tutto questo, ma soprattutto non te l'avevo chiesto. Quindi possiamo dire una frase abbastanza umana che però ci fa capire tante cose. Nel lavoro delle costellazioni a volte bisogna capire chi cura chi. Chi si prende in carico di. Se voi andate e qualcuno di voi va alle costellazioni con l'idea, ah, è importante, ci devo andare, c'ho tutta questa gente che mi aspetta, eccetera, eccetera, non state andando a fare nessun tipo di servizio all'umanità, state facendo un servizio a voi stessi e alla vostra personalità. Andare alle costellazioni a volte può essere proprio faticoso, ma non dovete sbuffare, ho preso questo impegno e vado, però dovete guardare se quando andate date la vostra visione personale alle cose delle costellazioni, perché se date la vostra visione, il problema è che la vostra personalità di materia si aggancia a molti mondi sottili dell'ombra e tutto questo
prima o poi voi e le vostre generazioni future lo dovrete affrontare. Quindi, a volte io dico, è meglio dedicarsi al giardinaggio, all'apicoltura, a cose più semplici, che non sono semplici nemmeno quelle, perché bisogna averci una competenza, che dedicarsi al lavoro degli altri, perché è così, è comunque facile. Perché immaginate una coppia che viene da voi e vi dice: ah, noi non facciamo più sesso da un po' di tempo, e mettete in scena, e voi col vostro schema dite: ah, se non c'è più sesso, l'amore ormai è finito, e allora è giusto che si separino, e muovete le situazioni in un modo del genere. Ma immaginate che se questa coppia, per esempio, dopo questa fase di crisi avrebbe dovuto fare un figlio che avrebbe avuto un'anima, un karma con ciascuno di loro. Immaginate che responsabilità vi prendete. Potete mettere in campo e osservare senza interferire. Lo ripeto, senza interferire con le vostre aspettative e le vostre personalità. Perché quello che è andato bene per voi, ovvero come voi rispetto al piano di realtà vi siete mossi, vi siete comportati, avete dedotto, avete capito, siete voluti, non è assolutamente detto che serva e sia utile agli altri. Quindi ripetiamo anche questo: con le costellazioni familiari e soprattutto con le costellazioni multidimensionali, voi non imparate un metodo che lo riapplicate fedelmente nella realtà. Voi imparate a sentire il movimento, imparate a sentire il movimento dello spirito ed ad assecondarlo. Ma come lo sentite? Animicamente, con la vostra anima che quieta la vostra mente, tranquillizza la vostra personalità di materia e dice: guardiamo. E già nel vedere, nel mettere in scena e nel vedere, ma animicamente, noi impariamo qualcosa. Questo vale anche per il piano di realtà. Se noi ci raccogliamo noi stessi senza giudizio e pregiudizio e guardiamo la realtà è in grado di insegnarci tantissime cose. Poi possiamo correre da uno, dall'altro e dire: senti, tu che pensi di questo? Ho percepito questo, ho percepito quest'altro. E se siete in armonia potete scambiare e avere per entrambi degli accrescimenti. Ma l'esame di realtà è la cosa più importante. E in questo lavoro è a consentire la realtà così com'è e percepire ed accordarsi con l'allineamento. Con l'osservazione della realtà attraverso l'allineamento, ovvero
come questo allineamento ci fa percepire la realtà in un altro modo. Questo allineamento ci fa percepire la realtà in un modo sistemico, cioè noi vediamo moglie e marito o due figli che litigano, ma guardiamo in maniera globale, estesa, tutto il sistema, non chi ha urlato per primo e chi ha risposto dopo. Vediamo cosa c'è dietro. Molte volte c'è dietro una assenza della luce, un'assenza della consapevolezza. Le anime perché stanno in difficoltà sulla terra? Perché non riescono a esprimere il potenziale che hanno scelto di esprimere. Quando noi realizziamo il nostro potenziale umanamente, la nostra anima gioisce e siamo appagati, siamo come nella grazia, siamo come felici di tutto quello che facciamo, perché vediamo che portiamo luce e illuminazioni alle vicende degli altri, e dopo di questo anche gli altri si illuminano e anche loro diventano al servizio, perché hanno ricevuto molto e lo vogliono condividere. Ma il lavoro importante per l'anima è esprimere se stesso. Quando troviamo delle situazioni difficili, quando le persone navigano gestite dai loro bisogni, dalle loro personalità di materia, dalle loro difficoltà. E allora silenziosamente noi ci accostiamo a loro, senza pretesa, con umiltà, dall'ultimo posto. E se la persona ci chiede un aiuto, noi ci colleghiamo, non diciamo quello che noi pensiamo, perché quello che noi pensiamo è frutto della nostra esperienza e non è detto che vada bene per l'altro. Ci colleghiamo e sentiamo dentro di noi cosa sarebbe bene per questa anima che sentisse. Magari la vostra personalità vorrebbe dire c'è ragione, chiama l'avvocato, di a tuo marito di fare questo, adesso mettilo in crisi, perché noi abbiamo una rivalsa su tutto questo, noi abbiamo gestito la nostra vita di materia in questo modo. Ma se ci colleghiamo, l'anima gli dice, cerca di non dare più tanta energia a tutto questo processo di rabbia, di violenza e di rivalsa. Cerca di usare la tua luce per altro. E è questo quello che è il nostro aiuto. Non è mettere le persone le une contro l'altra o mettersi dalla parte di una persona e dire l'altra ha sbagliato, perché magari ci mettiamo dalla parte di questa persona che è il nostro committente, che è quello che ci dà il denaro, che è quello che comunque ci riconosce perché abbiamo una personalità. Quando siete in allineamento potete e dovete, se lo sentite, dire alla vostra persona, al vostro amico, collega, figlio, eccetera, guarda, mi dispiace dovertelo dire, ma quello che io sento è questo, quello che io penso è un altro, ma quello che io sento dal profondo del mio cuore è questo, e è questo che sono tenuto a dirti. Fermiamo.